Noi sapevamo che il 9 dovevamo rientrare al lavoro, invece il 5 ci sono arrivate queste lettere di licenziamento che noi non ci aspettavamo assolutamente, non sappiamo niente, l'azienda sembra che è sparita, nulla, e sembra che è svuotata la fabbrica che hanno portato via i macchinari. Un'azienda scomparsa, così come sembra essere scomparso il suo amministratore delegato. Si tratta della Weiner, una fabbrica di calzature a Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro Urbino. L'unica cosa certa ad oggi è che i 41 lavoratori, di cui 30 donne, si sono trovati improvvisamente disoccupati, senza cassa integrazione né trattamento di fine rapporto. Ho provato che sono rimasto senza lavoro e a 49 anni è sempre un problema andarlo a cercare in giro. Mio marito non lavora per problemi di salute, quindi ero io a mantenere, diciamo, tra virgolette, il nucleo familiare. Penso come riorganizzarmi a 52 anni. Siamo io e mio marito e basta, non ho figli fortunatamente, ma con quest'aria che tira non mi danno neanche possibilità di farne. Ma la cosa che fa più male è come la fabbrica ha chiuso. C'è stato sempre detto che eravamo una grande famiglia, che tante belle cose, invece ci hanno abbandonato proprio brutto, come i cani in autostrada. Ma è possibile che siano spariti? È possibile, perché hanno venduto a un'altra ditta e la ditta c'ha sede, come hanno detto, c'ha sede a Dublino e questi non si rintracciano. Ha cambiato amministratore tutto quanto. E se potesse parlare con la dirigenza che è sparita in questa maniera, cosa gli direbbe? Beh, di mettersi una mano sulla coscienza e perlomeno di darci un minimo di copertura.